Ciao, sono Luca e in questo video vedremo l'unica eventualità nella quale non devi allenarti, quindi notizia shock. In realtà l'ho fatto apposta come sempre per dare una visione diversa rispetto al solito, cioè tipicamente quando ti dico magari ti approcci al discorso allenamento o comunque miglioramento forma fisica in generale, ti vengono fornite sempre le solite teorie per quanto riguarda la disciplina, la motivazione e anche nel migliore dei casi ti viene fornita sempre la solita teoria che tutti quanti conosciamo, cioè devi perseverare, devi essere motivato, devi fare questo, devi mangiare XYZ, devi. C'è una serie di cose per cui che o non sono applicabili, perché comunque dal giorno 1 ti portano a fare dei cambiamenti così radicali e così in poco tempo che assolutamente non potrai sostenerli e il tutto per l'appunto non sarà sostenibile nel lungo periodo, oppure, come detto, rappresenta tutto questo la solita teoria che in realtà conosciamo già. Quindi il punto è sempre andare oltre, andare dietro alla solita teoria. Tutti quanti più o meno sappiamo già quello che dovremmo fare per il discorso forma fisica. E quindi è un po' come dire di prendere le scale invece che l'ascensore. Wow, non ci avevo pensato. Tutto questo perché ovviamente, diciamo, prevale una consapevolezza molto limitata per cui ci focalizziamo sul dito e non sulla luna, solita metafora, e quindi non si va in profondità, oppure vedi il pelo dell'acqua ma non ti rendi conto delle correnti che ci sono al di sotto, come spiegato nella metafora del mare. Quindi è molto importante, senza necessariamente dover andare in India e raggiungere Nirvana, però avere una maggiore consapevolezza per andare a comprendere e a sentire quello che c'è dietro. Quindi di fatto qual è l'unica eventualità nella quale non devi allenarti se per l'appunto dal giorno 1 sei costretto, fra virgolette, a fare cose che non ti piacciono e o che non sono sostenibili. Quindi se ti ascolti, hai un minimo di, diciamo, ascolto di te, di autoconsapevolezza e dal giorno 1 per l'appunto sei costretto a fare cose che non ti piacciono e che quindi non sono sostenibili, sai già che ovviamente non potrai proseguire e non ha senso partire. Quindi in questo caso non ha senso andare di forza di volontà, di disciplina, motivazione, perché nessuno potrebbe, diciamo, proseguire nel corso del tempo e comunque non ne varrebbe la pena. Quindi anche la classica logica barra paradigma dell'ambito fitness bodybuilding 50 anni fa, dove sì, alla fine è un discorso molto mentale dove devi importi le cose e sembra quasi che se ti imponi le cose e diciamo prosegui, il tuo valore quasi aumenta, quindi sei più bello, tra virgolette, più bravo perché ti imponi di fare queste cose e quant'altro. In realtà sono tutte cose, diciamo, di basso valore, tutte mentali, per cui ci mettiamo questo zaino del pieno di sassi sulle spalle, poi dopo se uno prosegue, cammina e si affatica, quasi dopo si sente migliore degli altri. In realtà non è assolutamente così. Quindi conviene che dal giorno 1 il cambiamento sia sostenibile, ma dal giorno 1, non dal giorno 100. Non della serie parto oggi, cambio qualcosa, poi magari non mi piace, non è sostenibile, però quando avrò raggiunto l'obiettivo, allora dopo sarò felice e potrò proseguire. Assolutamente no, perché o lo raggiungi ma non è sostenibile perché non ti piace, oppure non lo raggiungi perché dopo 5 minuti molli. Quindi non devi assolutamente partire con un percorso di miglioramento della forma fisica se non ti piace e non è sostenibile quello che fai. E quindi che il cambiamento deve essere comunque il più sostenibile possibile. Ovvio che uno potrebbe dire devo però cambiare qualcosa, non posso proseguire con le solite abitudini, certo. Però ancora prima di partire, sempre per fare i soliti discorsi, magari troppo evoluti per YouTube, ci dovrebbe essere una migliore comprensione dietro, cioè ancora prima di partire e dopo eventualmente ricadere nel problema visto prima dove fai cose non sostenibili, dovresti, diciamo, fare due o tre respiri, ascoltarti al meglio, come spiego anche ai miei clienti del servizio di personal training online, e andare a sentire quello che c'è dietro, cioè se tu vuoi cambiare la tua forma fisica e migliorarla perché ti immagini questo futuro mitico dove allora quando il tutto forse non funziona. Ovvio che quello che perseguiamo nella vita ha l'obiettivo magari di renderci più felici, farci sentire meglio, però è sempre un equilibrio molto molto delicato. Se tu adesso non sei soddisfatto, non ti piaci per come sei, magari ogni volta che ti vedi allo specchio, puntini puntini, però ti immagini questo futuro mitico fatto di unicorni e fiorellini e magari la Porsche in garage, dove una volta raggiunto l'obiettivo sarai più felice, il giochino forse non funziona, tanto più se poi dopo devi importi ulteriormente, come visto prima, una cosa non sostenibile che non ti piace, quindi dopo si crea veramente una situazione, diciamo, deprimente, dopo 5 minuti molli e sei punto da capo. Quindi è importante ancora prima di partire che tu sia consapevole del perché lo vai a fare, ma un perché profondo, non perché lo faccio perché, no, fai due o tre respiri e vai a sentire quello che c'è dietro, da lì parte il vero percorso di consapevolezza e conoscenza di sé, perché altrimenti non vai da nessuna parte, perché se anche raggiungi l'obiettivo ti rendi conto che non ti dà quello che ti aspettavi e magari comunque potrebbe capitare che per l'appunto quello che stai facendo non ti piace, lo fai solo per l'obiettivo finale e non ne vale la pena, eccetera, eccetera. Quindi ancora prima di partire e di ricadere nel problema di fare una cosa che non ti piace con comodità,
modalità che non ti piacciono, dove ti imponi di fare cose quasi in maniera stile Rambo, che però sono per appunto un tipo di strategia che non è sostenibile, devi andare a sentire quello che c'è dietro, sentire, non capire o pensare. E sul mio sito slash meditazione qualche esercizio pratico lo trovi, molto pragmatico, molto efficace, non aria o cose astratte. E andando a sentire quello che c'è dietro, puoi piano piano avere una migliore conoscenza di te per andare oltre la solita teoria che ci dice che devi fare così, devi prendere le scale invece che l'ascensore, ma lo sappiamo già, il punto è andare più a fondo. Se vai più a fondo si apre tutto, perché dopo, per concludere, arrivi a due strade: o paradossalmente ti rendi conto che non devi neanche partire col percorso, perché alla fine vai bene come sei, quindi non devi ricadere in, diciamo, schemi o comunque una forma fisica stereotipata esterna che tanto non ti darebbe niente di più in termini di felicità, oppure parti con il percorso, però con una maggiore consapevolezza, un perché più chiaro, ti diverti molto di più e in questo caso poi dopo è molto più facile proseguire per sempre a fatica zero con l'obiettivo che quasi arriva in automatico e quasi non te ne accorgi, tanto quello che fai ti piace. Quindi mi raccomando, è fondamentale, non sono cose molto astratte ma molto concrete. Vai a sentire quello che c'è dietro e ancora prima di partire potresti sorprenderti magari nel vedere che in realtà non partirai neanche col discorso allenamento, perché in realtà vai bene così, non devi fare niente paradossalmente, anche se comunque l'allenamento fisico va bene per un discorso di benessere, e dopo sei già arrivato perché in realtà non sei mai partito. Quindi questo è un po' il video di oggi, come sempre ambito autoconsapevolezza, ti rimando ovviamente alla pagina sul mio sito dedicata a questo paradigma, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!